Compie 70 anni il codice a barre, il sistema cioè di identificazione dei prodotti commerciali inventato negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. Francesca Grimaldi. Utilizzato per la prima volta su un pacchetto di gomme da masticare, il codice a barre fa ancora parte della nostra quotidianità. La semplice sequenza di righe bianche e nere, affiancate da numeri, è una rappresentazione ottica leggibile da una macchina di dati che descrivono un oggetto, paese di origine, produttore e prezzo. L'idea nasce negli Stati Uniti il 7 ottobre 1948, quando Norman Joseph Woodland e Bernard Silver dell'Istituto di Tecnologia Drexel di Filadelfia cercano un modo per automatizzare le operazioni di cassa di un'azienda alimentare. Il brevetto arriva nel 1952, ma per avere un lettore realmente funzionante si è dovuta aspettare l'invenzione del laser. Così il codice a barre arriva sul mercato solo nel 1974. Da un lato ha consentito una miglior gestione del prodotto e delle informazioni ad esso associato lungo tutta la filiera. Dall'altro ha portato alla semplificazione di una serie di attività, dalla fase di pagamento alla gestione del magazzino al controllo delle giacenze. Nuove versioni del codice a barre stanno facendo il loro ingresso nel mondo della medicina e delle nanotecnologie per marcare cellule tumorali o per capire se i farmaci hanno colpito il loro bersaglio. La cultura